Memorie in Super 8 di, alla Galleria Parmegiani. Ne parliamo con la protagonista, quella che ha fatto gli scatti, cioè Francesca Cattellani. Ci racconti il suo lavoro, perché il suo lavoro ha questa fonte di Super 8 d'epoca, vintage. Sì, in realtà ho preso queste pellicole e le ho recuperate da mercatini su internet. Ho recuperato moltissimo materiale che va dal 65 all'80, colore, e pellicole appunto che ho messo su dei proiettori, ho proiettato e ho scattato delle fotografie in diretta live su questo telo di proiezione. E ho fatto moltissimi scatti, ho recuperato moltissimo materiale, 14.000 scatti e 600 provini post prodotti, perché la mia idea era quella di togliere i segni del tempo, quindi togliere quelle che erano tutte quelle che erano le rovinature delle pellicole, e sono andata anche parzialmente a ricostruire le immagini per cercare di riportare la memoria al tempo presente. Quindi questa era la mia idea. Quindi lei parte dal Super 8 per arrivare alla fotografia. Esattamente, questo. È stato un bel viaggio che mi ha molto emozionato. E addirittura di memorie non sue, ma di memorie di persone strane. Ecco. Esatto, questo era interessante, che appunto l'emozione era forte nel vedere, nel compartecipare a vite che non conoscevo, e questo mi ha condotta in questa ricerca, perché sentivo un'attrazione verso questo senso anche dell'esistenza, che non è solo la mia personale esistenza, ma anche l'esistenza degli altri in un lasso di tempo che è quello fissato dalla pellicola, ma che potrebbe essere anche il lasso di tempo presente. Quando mi diceva prima che quando lei usciva dal suo ambiente di lavoro, quindi con tutte le immagini che ha fatto, è rimasta molto tempo al buio, si chiedeva un senso della vita, il senso della vita delle persone. Erano veramente felici quelli che recitavano? Sì, perché comunque io uscivo e dicevo: mio Dio, dove sono io sulla mia pellicola in questo momento? E so di essere felice come loro erano felici sulle loro pellicole, ma sapevano davvero di essere felici in quel momento, perché erano generalmente momenti personali di matrimoni, compleanni, festività, comunque momenti allegri. E c'era un senso per me di grande, come dire, comprensione di queste esistenze altre, che mi ha portato poi all'idea di cercare di costruire per immagini quello che era un pensiero, quelle che erano le mie sensazioni nel vivere quell'esperienza. Quindi la mia idea era quella proprio di staccarmi in realtà inizialmente da un'idea di semplice documentazione del passato. In realtà mi interessava capire come noi esistiamo sulla linea del tempo. In quel periodo leggevo Rovelli, che ha scritto questo libro sul senso del tempo. È un libro per me difficile, anche se lui cerca di spiegare con parole semplici che comunque il tempo lineare non esiste, quindi quella che è la nostra idea del tempo di fatto non è la realtà. E quindi tutto questo mi portava grandi interrogativi e grande curiosità. Grazie Francesca.